Ok, ora vediamo un attimo il node editing. Per fare il node editing dobbiamo partire da un'immagine di base e, come abbiamo visto, una immagine di base può essere quella di rendering di una scena. Quindi cominciamo a fare, grazie anche a quello che abbiamo visto la volta scorsa, prendiamo questo cubo, facciamo velocemente quindi applichiamo modifier. Vabbè, adesso questo è un modo come tanti altri per ottenere una sfera, questo. Abbiamo questo cubo, questa sferina piccola, poi gli mettiamo magari un cono a fianco, eccolo qua. E poi magari gli possiamo mettere ancora un monkey, questo, e magari ruotiamo lungo la XRX90, ok. E quindi abbiamo la nostra prima scena. Poi abbiamo visto Shift A, ci mettiamo ancora un piano in sottosfondo in modo tale che i nostri oggetti siano, insomma, cambiano un po' di sfondi, no? Beh, allora, visto che ci siamo, facciamo anche un altro piano, questo, che facciamo più o meno grosso uguale, ma ruotiamo RX90. Quindi stiamo facendo un po' come si farebbe in Second Life, quindi abbiamo un bello sfondo così. E magari vediamolo un pochino di fronte e facciamo Ctrl+Alt+0 per vederlo. Ah, poi possiamo tentare di vedere Lock Camera View, ecco, così ci permette un po' di vedere la nostra scena e di scegliere, no? Lock ci consente di, una volta che abbiamo la camera, di seguire con il movimento del mouse e lui ci segue, quindi possiamo affinare. Facciamo F12, viene fatto il rendering di quello che si vede. La luce, come vediamo, è sbagliata, sbagliatuccia, perché dov'è? È qua dietro. Quindi questa luce qua ce la spostiamo un pochino davanti. Poi abbiamo visto che per evitare delle ombre brutte la duplichiamo, mettiamola anche nell'altra direzione e proviamo a vedere se così è un pochino meglio. Vabbè, leggermente meglio, ok? Qui possiamo farli smooth, come al solito questi oggetti, vedete che sono ombre un po' così, facciamo, prendiamo i nostri oggetti e selezioniamo questi tre oggetti e li facciamo smooth, ok, così renderanno, ecco, vedete che sono un pochino meglio. Facciamo qualche trucchetto di quelli che abbiamo visto l'altra volta, quindi facciamo che il materiale, questo, andiamo in edit e gli facciamo materiale che specchia, quindi facciamo un nuovo materiale, questo lo facciamo, magari vi ho detto, beh, la base la facciamo blu, facciamo un pochino specchiante, ma non troppo, con un pochino di Fresnel, come se fosse una specie di cosa un po' metallica, ecco. Quindi la parte di sotto vedete che adesso è leggermente meglio, e parte dietro possiamo fare un altro colore, quindi selezioniamo il pannello dietro e gli mettiamo un materialuccio, facciamo semplicemente diffuso e gli mettiamo che la parte dietro la facciamo, boh, così, giusto per separarlo. F12, ok. E poi questi qui li facciamo un po' vetrosi. Sì, quindi possiamo andare in edit di questi signori, di questo. Ah, non c'è neanche bisogno di andare in edit, gli mettiamo un materiale, quindi new material, questo. Lo mettiamo vetroso, quindi vetroso e trasparente, abbiamo detto, quindi un pochino riflettente e un pochino trasparente.
Stessa cosa facciamo per questo, questo qui lo facciamo trasparente. Puff, è un pochino riflettoso e magari gli mettiamo un colorino leggermente diverso, giusto per vederlo. Poi andiamo su questo, nuovo materiale. Facciamo trasparente e riflettoso e con un terzo colore. Quindi mettiamo un verde. Quindi proviamo a fare un bel rendering e adesso siamo più o meno. Abbiamo i nostri tre oggetti. Okay? A questo punto entra il discorso e vedete che sono riflessi gli oggetti, quindi già un bel effettino. Se poi vogliamo possiamo metterci quegli effetti che abbiamo visto nella seconda video, ma per il momento basta così. Allora, una volta avuto questa immagine, vogliamo poterla elaborare. Allora, la elaboriamo con la compositing. Ah, ecco, poi una cosa, possiamo fare un bel file save as e lo chiamiamo compositing. Ricordiamoci sempre di salvare queste cose. Compositing. Ok, e poi proviamo a elaborare questa immagine. Allora, elaboriamo questa immagine, abbiamo detto, con il compositing, ok? Quindi qui vediamo la nostra immagine in 3D e qui apriamo il nostro risultato di rendering. Vedete, abbiamo che è già un po' meglio, però noi vogliamo lavorarci sopra. Quindi, cosa facciamo? Allora, innanzitutto diciamo che usiamo i nodi. Vediamo, i nodi ci dicono che c'è il render. Vedete che ci fa vedere praticamente l'immagine di partenza e l'immagine di arrivo. E poi possiamo vedere sullo sfondo il risultato della nostra elaborazione, quindi facciamo un backdrop. Il risultato della nostra elaborazione all'inizio è vuoto, perché dobbiamo, questo non l'ho mai provato, mettiamoci, dobbiamo far uscire qua quello che sarebbe questo, una visualizzazione di quello che sarà l'uscita. In realtà questo ci serve più per debug, per vedere un po' come viene l'immagine di volta in volta. Però per poterla vedere dobbiamo associare, cioè c'è una specie di oggetto di computazione che ci rappresenta la visualizzazione. Come facciamo? Facciamo add e dov'è? Normal no, output, lo facciamo viewer. Ecco, questo qui è il viewer, vedete che è nero e mi rappresenta quello che fa vedere. Questa è l'immagine di partenza, che è questa. Noi possiamo dire che questa immagine deve essere proiettata internamente ed ecco quello che succede. Quindi l'immagine viene proiettata verso il viewer e contestualmente viene buttata in uscita sul rendering. Il rendering, questo, sarebbe questo oggetto qua. Se io tolgo questa linea, il rendering, vedete che rimane nero, quindi per poter vedere il rendering, cioè l'immagine che poi andremo a salvare, devo sempre avere almeno un'immagine fatta così. Ok, ora a questo punto potremmo tentare di cominciare a fare delle elaborazioni. L'elaborazione più semplice che si può fare, una delle più semplici ad esempio, può essere quella di aggiungere dei filtri che facciano un po' che lo rendano un pochino nebbioso, cioè la nebbia, no? Cioè, con lo dunque ci abbiamo proprio un dov'è? Vediamo, ce n'era uno proprio che faceva questo mestiere, che era tra nei filtri blur, ecco questo qui blur. Se io lo metto qua, anzi mettiamolo qua così lo vediamo sul viewer, se lo mettiamo qua lui fa vedere l'effetto di questa trasformazione che noi applichiamo all'immagine. Quindi praticamente questo rappresenta l'input, che era l'immagine originale da cui eravamo partiti, e qui diciamo che vogliamo aggiungere questo blurring, no? Il blurring adesso vedete che è 0,0, quindi non fa niente, ma se io aggiungo dei valori di blurring, vedete che l'immagine, questa immagine, è diversa dall'immagine originale, ok? Che l'immagine originale è questa e questa è l'immagine. Ora, una ad esempio delle tecniche più semplici che vengono usate a volte è di avere un'immagine che è la combinazione dell'immagine originale più il blurring. Questo serve per ottenere degli effetti,
cioè come di tipo, cioè praticamente viene messa l'immagine e poi sopra l'immagine finita viene messa anche l'immagine col blurring per far vedere tipo che emette delle particelle, insomma c'è un po' un effetto particolare. Quindi dovremmo in realtà cosa fare? Prendere l'immagine originale e miscelarla con questa immagine prodotta. Allora, questa miscelazione, cioè questo schema serve un po' per dire come devo applicare delle trasformazioni per ottenere delle uscite. Quindi io posso creare un oggetto che mi miscela questa immagine più questa immagine. E l'oggetto miscelatore, dunque se non vado errato, dovrebbe chiamarsi mix, no, color. Sì, dovrebbe essere questo, il mix. Allora, questo oggetto mix ce lo mettiamo qua e quindi diciamo, vedete che si sta mischiando la nostra immagine blurrata con un'immagine bianca e quindi ottiene nel viewer questa miscelazione è troppo forte. In realtà noi cosa vogliamo fare? Vogliamo unire queste due immagini ed ecco che vediamo, andiamo un po' meglio dietro, che vedete che c'è in realtà che l'effetto un po' si vede, cioè nel senso che qui abbiamo sia l'immagine di un tipo che dell'altra, anche se non si vede chiaramente. Questo è il fattore di miscelazione, quindi quanto deve, cioè se questo fattore lo mettiamo a 0, dovrebbe prendere solo una delle due immagini, se non vado errato, che vedete quella che è questa qua. 0 prende l'immagine di sopra. Se qua gli metto 1, invece lui prende solo l'immagine di sotto, quindi questo miscelatore si comporta come un sistema per poter miscelare effettivamente queste due immagini usando una tecnica di mixing. Noi possiamo anche, allora qui vi ho detto fax 1, quindi miscelate in parti uguali, questo miscelatore fa così e vede che mette due immagini. Se io invece di dire di miscelarle dico di fare add, l'effetto è un pochino più luminoso perché lui somma le due immagini e ottiene un'immagine con un po' più di luminosità, simile alla precedente ma un pochino più luminosa. Dipende dal modo con cui combina le immagini assieme. Io posso anche scegliere di fare la moltiplicazione delle immagini che in realtà lo rende un pochino più scuro. Posso sottrarre un'immagine dall'altra e quindi ottenere un effetto di, vedete, di raddoppio di alcune cose. Qui adesso la spiegazione esatta perché viene un raddoppio è un po' ipotetica, però vedete che otteniamo un certo effetto interessante. Ah, oltretutto, se questo effetto lo vogliamo vedere anche in uscita, basta che tiriamo fuori, ecco, l'uscita di questo, e quindi vediamo l'uscita anche qua sotto. Questo è anche un modo per, se ci confonde le idee, vederlo qua sopra. Quindi sottraendo l'immagine, abbiamo visto che viene questo effetto, questo screen è un altro effetto. Che può essere meglio, e come abbiamo visto, appunto si prova. Quindi l'immagine originale, l'immagine da cui siamo partiti, anzi, facciamo così: questa così la togliamo, così diventa chiaro qual era l'immagine originale. Perché vedete, qui sto dicendo che l'immagine originale è questa, e questa è l'immagine elaborata. Vedete che c'è già un po' di differenza. Altri sistemi, un po' divide dà un effetto anche questo interessante, mica male. Una specie di bassorilievo, difference, vabbè, simile a quelle precedenti, e così via, darken, lighten, overlay, dodge. E poi come abbiamo visto che burn invece brucia un pochino tanto, magari riducendo l'impianto, ecco, si può controllare, vedete che si ottiene un effetto, si può tarare praticamente quanta parte sta bruciando e vedete che abbiamo già ottenuto un effetto di bruciatura appunto dell'immagine, però abbiamo dovuto limitare la percentuale della seconda immagine rispetto alla prima. Poi burn, abbiamo lo hue, ecco qui facciamo di nuovo la 0,5. Ma lui non è saturation, qui usa il genere di tinta di colori, saturazione, insomma qui cambia poco, valore cambia relativamente poco, color, sottolineatura,
Softlight. Insomma, fra tutte queste, secondo me, Linear Light, non l'avevo ancora vista. Questa qui fa tipo la bruciatura, ma senza bruciare, in pratica, vediamo. Allora, le cose che secondo me sono un po' più interessanti di questa cosa qua sono, poi vedremo, potrebbe essere Divide o la, non dov'è la differenza, cose che danno cose un pochino strane. Dove che l'avevo trovata prima? Nell'overlay. Divide era questa. Screen era questa. Subtract. Non la trovo più. Qual è quella? Bisogna trovarla. Multiply. Ah, ma qui c'era 002, no, 05, mettiamolo alla pari. Perché allora alla pari mi sa che screen divide, ecco divide, che dà un effetto un po', diciamo, molto strano. Comunque mettiamo delle cose un po' più normali, vabbè, tipo screen, che abbiamo già questa cosa. Tra l'altro qui possiamo ampliare il modo in cui lo facciamo blurred, quindi questo qui possiamo mettere anche di più, vedete? Così diventano. Aggiungiamo molto, però vedete che, ecco, questo blurring è fatto in modo tale da aggiungere il blurring, ma rimane anche l'oggetto sotto, perché altrimenti se io tenessi solo il blurring, vedete che non si riconoscerebbe più l'immagine, cioè se io volessi vedere cosa esce fuori blurrata, vedete che questa. Invece, combinando questi filtri tutti insieme, in questo modo, si ottiene proprio questa trasformazione, ok? Ora, altri esempi di nodi che si possono usare, ad esempio questa uscita qua, posso aggiungere in mezzo degli altri nodi, come ha fatto vedere il nostro ottimo. E un altro filtro molto interessante è il glare, che se riuscirò a spostarlo, eccolo, messo così vedete che cambia di colore, quindi vuol dire che lo si mette in mezzo. Allora, il glare in pratica aggiunge degli effetti tipo riflessi, cioè glare vuol dire appunto una specie di splendore, splendore, e il modo in cui lo fa dipende anche dall'intensità con cui lo si va, quindi questo è il threshold. Ecco, vedete che adesso mettendo un threshold abbastanza basso si vede già un. Vedete che il glare ha trasformato abbastanza la scena, che è diventata abbastanza interessante. Qui possiamo vedere un po' l'impatto del glare, che in realtà non è un granché. Possiamo usare varie cose, io ho usato nei miei esempi il ghost. Ecco, il ghost vedete che provoca un po' di luci, luci spiritate, che sono interessanti. Quindi questa cosa qua possiamo cambiare una serie di parametri che cambiano l'immagine. E quindi niente, abbiamo già modificato pesantemente l'immagine. Se vogliamo vederla anche in uscita, eccola qua. Quindi vedete che siamo passati da questa immagine qua abbastanza chiara a un'immagine un po' complessa. Qui si possono aggiungere, insomma, quintalate di roba. Ad esempio, un'altra cosa che si potrebbe fare per dire è mixare di nuovo questa immagine con l'originale, oppure prendere l'immagine originale e fargli un altro tipo di trasformazione. Quindi io prendo qua, dunque, vediamo un po', distort. Ecco, questa è una cosa che ho fatto, no? Lens distortion, questa la metto. Me la fa spostare, la prendo qua, praticamente prendo l'immagine originale, che è quella, e gli provo ad applicare, ecco qui, proviamo a mettere questo qui sull'uscita, ecco adesso qui non ha distorto nulla, perché ha zero di distorsione. Se noi gli mettiamo un po' di distorsione, in teoria dovrebbe farci vedere qualcosa. Ecco, dobbiamo togliere il progetto. Ah, no, il progetto ci fa vedere la proiezione, quindi è qui dispersione. Ecco, vedete che
genera un'immagine, vedete che l'immagine è cambiata rispetto, è come se gli avesse applicata su una letta disperdente. E poi questo projector qua serve per togliere l'effetto di lenti, che ci potrebbe darci fastidio, quindi lo togliamo. Il jitter introduce una specie di grana, che adesso qui si vede poco, e fitte, insomma fanno un po' di mestieri tra di loro, insomma, questi signori, quindi ne è cambiata la... nostre cose. Ok, no, mettiamo questa, quindi l'immagine originale. Ora, se noi supponiamo di voler prendere il risultato del glare, che era questo, con una deformazione, qui dobbiamo prendere il nostro uno dei miscelatori tipo questo e fare Alt D, mi sembra che lo duplica, no, era Shift D. Ok, lo duplica, lo mettiamo qua. Vedete, e gli applichiamo, allora è presa la distorsione e invece lo misceliamo con la nostra immagine precedente e lo vediamo anche sotto, eh? Così lo vediamo sotto. Allora, questa è applicato con lo screen, noi possiamo invece sommarle le due immagini oppure moltiplicarle. Qui sembra che l'effetto non sia... Se vediamo un progetto dovrebbe vedersi. Ok, e te ha preso le due immagini e le ha messe insieme. Però... Ok, vedete che è raddoppiato, quindi io posso lavorare con questa distorsione ottenendo... Allora, qui sembra che stia usando... Vediamo. Adesso lo mettiamo a 0, dovrebbe esserci solo la parte di sopra. Se invece lo mettiamo a 1, vedete che c'è la parte di sotto, però con la moltiplicazione si è un po'. Quindi multiply non va granché bene. Add, ecco, add forse è un pochino più interessante. Aggiungiamo, vedete che Cook ha sommato le due immagini, che è anche un effetto di quelli che vi ho fatto vedere l'altra volta, quindi fa vedere più chiaramente l'immagine spettrale e sopra c'è questa cosa. Quindi già così vediamo il risultato, control eccetera, ecco, vedete che abbiamo, questa è l'immagine originale che si è fatto 1 2 3. E poi c'è l'immagine distorta che gli è stata sovrapposta, che abbiamo ottenuto un effetto interessante, CTRL più. Quindi, riassumendo, ad esempio, in questo caso abbiamo l'immagine originale che subisce tre tipi di trasformazioni: una in cui viene annebbiata col blur, vedete che si vede qua che è annebbiata, poi viene miscelata con l'immagine originale. E poi viene applicato un effetto di ghost. Quindi questo qua lavora qua. Poi abbiamo l'altro filo è questo che va in una lens distortion ed arriva poi in fondo, viene miscelata rispetto al glare. Okay? Poi il risultato finale che è questo, viene dato sia qua per fare il backdrop che sulla vista effettiva. Quindi questa cosa posso poi salvarmela e fare quello che voglio. So, qui ci sono tanti altri tipi di nodi, ma diciamo che secondo me i più importanti, almeno che si possono spiegare adesso in due parole, sono questi. Se no, si può cambiare anche il colore, fare. Cambiare il tipo di colori coinvolti, cambiare il gamma, insomma, fare un po' di mestieri tipo quelli che si fanno su Photoshop. Però per evitare confusioni, io direi imparate già con questi effetti qua, che sono il miscelatore, il glare che fa gli effetti che avete visto di
di scintillio, insomma, la distorsione che ho notato che produce questi raddoppiamenti un po' particolari, si ottengono degli effetti assolutamente non male. Poi questa immagine qua serve proprio solo cosa come immagine, quindi potete poi usarla come volete per fare altre cose. Quindi torniamo alla nostra immagine e poi fine per questa lezione.